perché se uno non vede il foglio cadere, perde la forza di quell'opera. Se uno non vede i ghiacci, perché se sono sciolti tutti di betta, non è un disastro. Se uno non si prende il tempo di leggere tutte queste frasi, non capisce niente di questo lavoro. Quindi però è interessante anche che le opere abbiano una soglia di visibilità bassa, cioè perché è proprio su questo che abbiamo anche scommesso. Comunque questo è marmo se gli si dà il tempo di diventarlo, cioè non è che una cosa di marmo è subito marmo. Ecco, vi volevo offrire questo pensiero, che è un po' un pensiero che mi è nato attraverso questo lavoro, cioè le cose diventano se noi gli diamo il tempo di diventarlo, e anche il marmo, quindi non è che noi dobbiamo subito attraverso la parola definirlo, cioè dobbiamo attendere anche che lo diventi. È una grotta fatta di cera, paraffina, che si scioglie nel tempo, e quindi qualcosa che è molto, che ha una visionarietà, cioè che è una specie di cosa fantastica anche, o anche molto spaventosa. Sedersi qua e avere il tempo di riflettere è una sorta di luogo dove si deve pregare, questo è un po' anche l'intenzione, però insomma ovviamente ha usato dei lumini da cimitero, e c'è questo rosso e c'è questo sono due valori molto belli, molto importanti. Qui ci sono dei sacchi fatti di fagioli, di ceci. Prendomi le viti per una libreria. Mi ha dato questo sacchetto dove c'è scritto vite complete, e però così mi sembrava di lasciare proprio la potenza della frase, cioè comunque parla di vite, che nasce da uno sbaglio. Però è interessante anche che le opere abbiano una soglia di visibilità bassa, cioè perché è proprio su questo che abbiamo anche scommesso.